Allora, grazie innanzitutto Serena Rossi e Stefano Mordini del vostro tempo. Allora, da Venezia, il set a Venezia, in mezzo c'è stata un'apocalisse, Stefano. Sì, come dire, poi i film durano un anno da quando li fai a quando escono. Orson Welles diceva che quando un film esce in sala è un morto che puzza, per cui in questo Stupendo. percorso qui, in questo anno qui, è successo di tutto. Credo che sia più importante essere qui, in realtà, proprio dopo un anno come questo. Io non credo sia successo l'apocalisse, io credo che il mondo abbia incontrato se stesso nella sua natura più vera. Secondo me molto era nascosto. Ora, come il genere in generale, la società reagisce a questa cosa, racconta della nostra era. E il cinema deve testimoniarlo da qualche parte. Serena, che effetto fa tornare nella città dove c'era il film? Guarda, mancavo da un anno, da quando abbiamo terminato le Ah, riprese, che poi sono stata per tanto tempo a Napoli. Mi è sembrato di tornare sul set, una sensazione davvero? stranissima, Vero, vero. ti giuro, perché ritornare qui mi ha risvegliato ricordi, odori, voci, questo modo di parlare. Cioè, mi è sembrato che sto ritornando sul set di L'aria. Lasciami andare, ti giuro. Quindi è una sensazione molto forte che mi ha fatto piacere, anche perché poi sono qui per parlare proprio di questo film, per presentarlo a tutti, quindi mi ha risvegliato anche dei ricordi che credevo di aver dimenticato. Stefano, come nasce il film? C'è il libro? Hai letto il libro? L'hai scoperto tu, te l'hanno No, passato? me l'ha passato Giulia Calenda, un'sceneggiatrice con cui avevo scritto Acciaio, poi, ma tanto tempo, 5-6 anni fa. Mi era piaciuto, è rimasto lì, poi a un certo punto c'era la necessità di una storia, io avevo già intercettato per i diritti anni fa, poi li avevo fatti decadere, cioè come opzione. Avevo scritto qualcosa, poi li ho recuperati, basta, questo era non direi un'urgenza, ma una curiosità che avevo da tempo. Serena, come è stato invece lavorare sul set con Stefano, Valeria, Corsi, Golino, Sansa, insomma con un cast? È stato molto interessante per me, insomma, ho trovato dei colleghi e un regista che mi hanno, tra virgolette, obbligato a farmi un sacco di domande anche, a cercare questo personaggio, non solo sulla carta, imparando le battute o lavorandoci a casa, ma proprio lì sul set. Stefano non smette mai di cercare, c'è una scena. Io ho visto un Chuck di Maya che è durato credo 10 minuti, io sono rimasta incantata, è stata una lezione di recitazione quella per me. Vederla ridire la stessa battuta mille volte in mille modi diversi quando arriva alla porta, ti ricordi? È stato meraviglioso. Quindi un approccio diverso rispetto a quello che di solito ho io, da cui ho imparato tantissimo. Quindi sono andata in crisi come è giusto che sia, però sono rinata grazie a lui. Sapete, è stato difficile filmare Venezia in un modo diverso. A volte vedendo mi viene in mente Nicolas Roeg, no? Come È un atmosfera. riferimento del film assoluto, sono partito da lì. E quindi, insomma, c'è anche la scena d'amore tra loro due, che è una citazione nascosta del film, tra lei e Stefano. Ma sai, lì dipende qual è il tuo obiettivo. Io ho scelto Venezia, ma cioè, normalmente nei miei film cerco di raccontare la città per come la vedono i personaggi, non necessariamente come va vista, per cui no, ho cercato di non subirla. Venezia è difficile perché rischia di schiacciarti. Se ti dimentichi di doverla raccontare in tutta la sua bellezza, forse riesci a stare in una città trattandola come metropoli. Secondo me manca un po' questa Venezia, essere trattata come qualsiasi altra metropoli. Serena, l'ultima domanda è sul futuro del cinema, visto che abbiamo passato dei mesi difficili. Sei ottimista, pessimista? Io sono ottimista di natura. Il fatto anche che siamo qui, questo è un grande segnale positivo, insomma, che qualcosa si sta di nuovo muovendo. Per quanto riguarda il cinema, sono molto più preoccupata per quanto riguarda i teatri, gli spettacoli dal vivo. Lì è molto più complicato perché i teatri non riescono proprio ad aprire perché non riuscirebbero a reggere i costi, no? Ospitando solamente parte di pubblico. Quindi, insomma, il nostro settore, come un po' tutti in realtà, ha vissuto un momento molto difficile. Però il fatto che siamo qui, io da ottimista voglio dire che è un bellissimo punto di ripartenza. Il primo passo verso la ripartenza, Stefano. Ma sì, è generale della società, per cui il cinema sta dentro. Insomma, credo che la necessità di raccontare storie col teatro, con i libri, con il cinema, sia parte della cultura di una società. A volte, come dire, c'è bisogno di più libri, a volte di più teatro, a volte di più cinema. Scopriremo di che cosa c'è bisogno. Certo, chi racconta, chi ha la necessità di testimoniare, quindi raccontare con creatività o con storie inventate che non con documentari, insomma, ha la necessità di confrontarsi col momento che stiamo vivendo. Vediamo quale di questi sarà più necessario in questo momento rispetto ad altri.
Grazie mille. Grazie a te.